1 di Zacek SM, 2 Darcy Sun, 3 Dybala Ferm, 4 Delmonica Ferm, 5 Diva Fatale Font, 6 Dalmazia Sun, 7 Daisy Rab. In seconda fila 8 Dolomite RL, 9 Doli ZS, 10 Darkness, 11 Deborah Joe, 12 Diamante Call, 13 Dover Wise AS. Seconda corsa di Palermo in pista femmine di 3 anni, non vincitrici di 5.000 euro in carriera, a favori al gioco per il numero 5 Diva Fatale Font, stacco della macchina e si parte. Si parte con l'errore proprio di Diva Fatale Font, imitata anche da Delmonica Ferm, due delle più attese dunque in difficoltà nella fase iniziale, mentre lungo la corda numero 4 squalificato. Mantiene lo steccato di Zaciacchi SM. Dunque numero 3 squalificato. C'è già la squalifica per Delmonica Ferm che esce di scena per linee esterne. Diamante Col che ha preso un buon lancio dalla seconda fila e prova ad avvicinarsi a due di testa, adesso prende in mano Luciano Messineo e lascia dunque tranquilla di Zaciac SM che precede Dolomite RL filtrata bene dalla seconda fila, primi 400 metri in 31,4, quindi direi abbastanza comodi. Per linee esterne prova a venire avanti Deborah Joe e si presenta con fare deciso sulla capofila, la capofila di Zaciacchi che raggiunge i 600 metri in un tranquillo 47,5 da 1,19 virgole. Non forza più di tanto Alessio Di Chiara al sedolo di Deborah Joe, cavalla come lo sappiamo sempre con qualche difficoltà di meccanica ma sicuramente molto potente, e di Zaciac resta al comando, traccheggia per linee esterne Deborah Joe la cui scia è stata guadagnata proprio da Diamante Col che adesso prova a mantenere la seconda pariglia, continua a guidare questa outsider di Zaciac e Semme che raggiunge il chilometro in 1,18,3. A questo punto si fa un po' più pressante l'avanzata di Deborah Joe mentre segue molto molto ben messa in corda Dolomite RL, a cui fianchi c'è sempre Diamante Col. 15 l'ultimo parziale con Di Zaciacchi che sta tenendo bene, è ancora al comando all'imbocco dell'ultima curva con Deborah Joe che sta lì a mezzo cavallo ma non riesce ancora a cambiare marcia. Si è liberata Dolomite RL che ci prova adesso in terza ruota, battute conclusivi con Deborah Joe che prova a prendere la meglio nei confronti di Di Zaciac, che si avvicina anche Dolomite RL e sul traguardo è Deborah Joe che viene a vincere nei confronti dell'outsider Di Zaciac SM e di Dolomite RL. L'ho detto in presentazione, se riuscirà a non farla mettere d'ambio Alessio Di Chiara potrebbe portarla a casa con questa cavalla, almeno dalle immagini si sembra che l'andatura sia corretta e che dunque per Deborah Joe la vittoria sia da classificare come già acquisita, però dobbiamo sempre ovviamente attendere il giudice d'arrivo. Secondo posto per l'inattesa di Zaciac SM che precede una molto buona, direi anche molto precisa, Dolomite RL per Deborah Joe. Il training è di Gaspare Loverde, i colori del signor Onofrio Tortorici, la media ufficiosa è di 1,17,7, quindi una media abbastanza modesta. Rivediamo le ultime fasi con Deborah Joe che prevale su Di Zaciac SM e su Dolomite RL, 11,18 l'ordine d'arrivo da confermare della seconda corsa di Palermo.